Buongiorno a tutte e tutti. Faccio questo video perché mi sono stancato di sentire in televisione tutte le volte, in tutte le trasmissioni, l'esponente di turno dell'opposizione che cerca e tenta di sminuire l'operato del governo in questi mesi di pandemia utilizzando da mesi le solite due argomentazioni, ovvero questo governo ha pensato solamente ai monopattini e ai banchi a rotelle. Allora, cerchiamo di affrontare una volta per tutte questi due argomenti. Monopattini. Allora, i monopattini. Invece di spendere soldi per i monopattini dovevate destinarli alla cassa integrazione, ristori e quant'altro. No. Questo bonus mobilità deriva da un meccanismo che si chiama le aste verdi. Le aste verdi, un meccanismo dell'Unione Europea che eroga dei fondi ai paesi vincolati al miglioramento della qualità dell'aria e della mobilità sostenibile. Dunque questi soldi non potevano essere spesi in nessun'altra maniera. Se il paese non spende questi soldi, l'Unione Europea, così come te li ha dati, se li riprende. Quindi noi abbiamo a disposizione questi 215 milioni di euro e il Ministero dell'Ambiente predispone il bonus mobilità. Ovvero, io cittadino compro una bicicletta, lo Stato mi restituisce una parte dei soldi che ho speso per l'acquisto della bicicletta. In questo modo, ovviamente, si va a stimolare un tipo di mobilità sostenibile, sostenibile ambientalmente, che serve, data la qualità della qualità dell'aria di tante nostre città, e si ottiene anche un altro risultato fondamentale in un momento di crisi economica mondiale. C'è un settore come quello delle biciclette in cui l'Italia è tra i primi paesi produttori al mondo che conta circa 3.000 aziende e impiega dai 28.000 ai 30.000 lavoratori. Grazie a questo bonus si è dato un impulso enorme a questo settore in un momento di crisi economica. Questo quindi per quanto riguarda i monopattini. Per quanto riguarda i banchi a rotelle, cosa è successo? È successo che per garantire il distanziamento fisico nelle aule e permettere agli studenti e docenti di fare lezioni in presenza e in sicurezza, si è detto che bisogna rinnovare l'arredamento scolastico, cosa che non è mai avvenuta in questo paese. In tantissime scuole ci sono i banchi ancora col calamaio e la formazione della Juve degli anni 60 scritta sopra. Si chiede ai dirigenti quindi di quanti banchi avete bisogno per poter rinnovare l'arredamento scolastico. Cosa succede? Che rispondono 8.088 dirigenti scolastici e chiedono al Ministero e al Commissario Arcuri, che ha coadiuvato il Ministero in questa fase di approvvigionamento e rifornimento dell'arredamento scolastico, 8.088 dirigenti scolastici fanno richiesta di 2.540.236 banchi monoposto. Di questa cifra il 17%, 440.000, sono state le richieste per banchi innovativi che vengono detti banchi a rotelle. I dirigenti scolastici quindi hanno chiesto la possibilità di avere in quest'opera di rinnovamento dei banchi a rotelle. Per quali motivi? Di contenimento del contagio? No, il contenimento del contagio serve il banco monoposto. Servono, e lo hanno richiesto, per motivi pedagogici, per dare un'alternativa a quella che è la didattica frontale, grazie all'utilizzo di banchi che si possono agevolmente spostare da una parte all'altra. Lo hanno fatto i dirigenti scolastici che hanno richiesto, e per il 17% dell'intera mole di banchi che sono stati riforniti, 440.245 sono banchi innovativi o a rotelle. Allora, sminuire l'operato del governo fatto in questi mesi con queste due argomentazioni, dicendo che il governo ha pensato solo a quello, quando sono stati dei provvedimenti assolutamente logici, e spero di aver chiarito finalmente a tutti quelli che guardano questo video, perché si parla di monopattini e di banchi a rotelle? Perché ne parlano loro? Perché noi vorremmo parlare di tutto quello che abbiamo fatto nel potenziamento della sanità, delle casse integrazioni, eccetera, 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 ma invece ci rispondono sempre con questi due argomenti
che speriamo di aver smontato. Grazie a tutte e a tutti per l'attenzione.